prendiamo per esempio la forma amatus, amata, amatum, participio perfetto di amo, amas, amavi, amatum, amare. A seconda del contesto potrò tradurre amatus con amato, con essendo stato amato, un gerundio passato, con una subordinata relativa. Il participio perfetto assume in questi casi la funzione di aggettivo, la funzione attributiva. Sempre a seconda del contesto potrò tradurre amatus con l'amato, cioè con un sostantivo. In tutti questi casi il participio perfetto svolge la funzione nominale, poiché assume il valore di aggettivo o di sostantivo. Prendiamo per esempio la forma amatus, amata, amatum, participio perfetto di amo, amas, amavi, amatum, amare, prima coniugazione. A seconda del contesto potrò tradurre amatus con una subordinata circostanziale di tipo causale, poiché era stato amato, oppure temporale, dopo che era stato amato. Quando ha funzione verbale, il participio presente, perfetto e, come vedremo, anche futuro, dunque il participio in generale, si definisce congiunto. Perché? Perché innanzitutto concorda con il soggetto o con un altro elemento della frase. Congiunto significa unito a, ma non può essere tradotto con un nome, quindi in funzione di apposizione, o con un aggettivo, bensì con una subordinata circostanziale, perché questo participio specifica le circostanze in cui si svolge l'azione e come tale assume la funzione di una subordinata circostanziale, cioè una subordinata temporale, causale e, come vedremo, anche ipotetica e altre funzioni.